12 appassionati lettori, diversi per età, gusti e carattere. 90 libri su cui confrontarsi, un divano sul quale discutere fino all'ultima pagina. Questi gli ingredienti dell'originale talk show letterario targato la F. È il momento di conoscere i protagonisti di Un libro per due. Sono Valeria, ho 25 anni, sono stata definita la YouTuber. Questo perché ho un canale YouTube in cui condivido la mia passione per libri e lettura. Ho deciso di approcciarmi a questo esperimento sia perché ero molto curiosa di parlare con una persona che fosse fisicamente lì dei libri, e poi perché devo anche ammettere ero molto curiosa di vedermi attraverso uno schermo diverso. Sentiamo entrambe le campane dell'autrice, per una volta ti lascio decidere da che parte stare. Secondo me è bellissimo accendere la televisione e trovare qualcuno che sta discutendo dei libri che magari è già amato o che sei interessato a leggere. Sentire le persone parlare di libri ti fa venire voglia di leggere, in automatico, ed è sempre una cosa molto bella. Ho letto questa frase e ho detto questo libro mi piacerà, perché io e lui siamo esattamente sulla stessa lunghezza d'onda. Tra gli scambi difficili, e ci sono stati con i miei compagni sicuramente, il primo che mi viene in mente è quello con Emiliano, il dandy del gruppo, riguardo Il piacere di D'Annunzio. È il suo romanzo preferito di sempre, mentre io del libro salvavo, cioè, o poco o nulla. L'unico amore presente nel romanzo è quello di Andrea verso se stesso. Per lui è una necessità, e quindi vedere come lui si vive questa necessità per me è stupendo. Sono Emiliano, ho 22 anni e sono considerato il dandy. Questo ruolo mi lusinga molto. Uno non è che fa quello che dovrebbe fare spesso nella vita, fa quello che gli viene, il modo in cui gli viene da comportarsi. Durante questa esperienza ho capito che forse sono un po' troppo superficiale mentre leggo, nel senso che tendo a soffermarmi troppo su alcuni personaggi che mi appassionano di più, mentre condividendo, diciamo, la mia esperienza di lettura con altri, ho capito come ci si possa soffermare forse di più sui dettagli e andare più a fondo su quello che l'autore ha da dirci. Compito non facile. Temevo di risultare troppo banale nelle mie posizioni su quello che leggevo, invece poi mettendo in condivisione il tutto risulta essere piacevole e interessante qualsiasi cosa, perché quello che ritenevo essere superficiale ad essere invece personale e quindi degno di attenzione. Mentre lo leggevo da donna mi sono proprio chiesta, quindi ti rifaccio la domanda a te, ma quindi gli uomini si sentono rappresentati da questo personaggio? Secondo me non riesce a centrare il punto di vista maschile. Confrontandosi è capitato di avere delle divergenze di idee. Con Valeria, parlando del piacere di D'Annunzio, ci siamo trovati appunto in posizioni completamente diverse, perché secondo me lei non dà la stessa importanza che do io alla figura del dandy, anche come carisma, come tipo di modo di vivere. Se dall'altra parte trovo un muro, tendo a lasciar perdere. Mi farei Lecce, Bologna in macchina. Io Andrea Sparelli lo butterei fuori dalla macchina dopo 20 minuti. Per me potrebbe essere la massima affermazione di una giornata tipo, praticamente. Mi chiamo Rosaria, ho 71 anni e nel gruppo di lettura sono definita la professoressa, in quanto è stato il mio mestiere per 40 anni. Alla fine ho detto che peccato che non insegno più, avrei voluto leggere ai miei ragazzi. Il piacere più grande di questi incontri letterari è stato quello di sentirmi alla pari con il mio interlocutore, che non era più un alunno ma era un lettore come me. La scrittura che è così piana, così semplice da leggere, che si sviluppa secondo i canoni tradizionali, soggetto, predicato, complemento, quindi, no? Leggere per me significa conoscere nuovi personaggi, ma questi personaggi sono solo dentro le pagine del libro, non sono reali. Far parte di questo club di lettura mi ha permesso invece di conoscere anche personaggi che sono veramente reali, condividere con loro le storie, e sempre di più mi chiedo, ma cosa penserà il mio prossimo interlocutore sui personaggi, sui libri che sto leggendo? Se dovessi suggerire come approcciare questo romanzo, direi occhio alla stupidità. Ho avuto un legame fortissimo con Laura, perché ci siamo trovate nello stesso momento, non dico con le lacrime agli occhi, ma emozionate. In quel momento ho capito che la lettura e la passione per la lettura non ha età. 12 lettori appassionati, 90 libri, un divano per discuterne fino all'ultima pagina. Chi vi convincerà a leggere il prossimo libro? Un libro per due vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20:40, in prima visione assoluta sulla F.